con massimo confort, sabiendo que al final volvemos a empezar. Questo premio nuovo del festival, il premio Nuovi Sguardi, che viene consegnato quest'anno per la prima volta. Voi sapete che da qualche anno il festival consegna dei premi speciali ogni anno e che in passato abbiamo premiato Polvecchia Lili, Nino Banfi, Andreocchi Pinti, Maria Antonietta Sisini per Giuni Russo l'anno scorso, abbiamo premiato Alaska durante il festival perché è partita stamattina e questa sera siamo molto contenti finalmente di poter dare il premio speciale del 23esimo Torino GLBT Film Festival ad una grande produttrice che quest'anno ha fatto parte della nostra giuria lungometraggi. Please welcome Andrea Sperling. Jamie Babbitt è la regista di Batteme Cheerleader, di Itty Bitty Ditty Committee, di molti episodi televisivi, di molte serie, e anche la partner di Andrea Sperling, quindi abbiamo pensato che fosse una cosa carina se il premio venisse consegnato ad Andrea direttamente da Jamie. Giovanni, Enrique, Cosimo, Davide, Giovanni e tutta l'organizzazione del festival. Apprezzo molto questo premio. This award means a lot to me and I really appreciate it, so thank you very much. Quelli che concorrevano al premio, d'accordo? I titoli. Allora, i titoli sono Panorama di Lu Weipeng, Solos di Can Lume e Lu Sihan, Love and Words di Sylvie Vaillot, Fora da Lei di Leonore Areal, Le Goûts Néant di Pascal Rovitel e Piao Lan Chique, Drifting Flowers di Zero Chow. È stata difficile la scelta? Sì, la scelta è stata molto difficile. È stato difficile scegliere a quale film attribuire la prima edizione del premio Nuovi Sguardi. Il premio vorrebbe riflettere l'evoluzione del cinema queer, segnalando lavori che, a prescindere dai temi trattati, sappiano utilizzare forme e linguaggi in cui il queer diventa una lettura del reale. Vorremmo dunque segnalare con una menzione speciale Love and Words di Sylvie Vaillot, Francia. Per la capacità di affrontare in modo originale e complesso temi di rilevanza politica e teorica attraverso uno sguardo al tempo stesso personale e poetico. E quindi il premio Nuovi Sguardi va ex aequo, perché siamo in tre ma non sappiamo deciderci, a Panorama di Lu Weipeng, Francia, per l'originale trasposizione di segni grafici in immagini in movimento e per la capacità di creare un universo evocativo e libero, e a Solos di Can Lume e Lu Sihan, Singapore, per aver creato un film in cui la parola non è necessaria a trasmettere emozioni e in cui la forza delle immagini trasforma esperienze personali in esperienze universali. Merci, c'était déjà un très beau cadeau. Era già un bel regalo essere stati invitati qua e questo premio come la scritta finale sulla torta, la ciliegina. Grazie. Sulla torta. Sì, era la scritta però. Ci tengo a ringraziare molto l'equipe del festival per l'accoglienza che mi ha riservato, per la programmazione ottima che ha fatto. Grazie. Thank you very much for having this festival. Grazie per avermi invitato a questo festival, è così importante per me essere qua, per aver programmato il mio film.
bother to discover and recognize new work because it's so important for filmmakers from that. No, è importante soprattutto per noi registi che arriviamo da parti lontane del mondo dove spesso abbiamo difficoltà a mostrare i nostri film nel nostro paese. Io vengo da Singapore e quindi per me è fondamentale essere riuscito a far vedere i miei film qui e avere contatto con altri registi. My country really matters a lot and it will make a difference for me and for the industry. Gente, come si dice? Quanta gente? Quanta gente? Quanta gente! Oh! Viva Italia, viva Torino, come è il postre? Il bullet. Viva il bullet, también. Thank you. Let's sing a song. I cortometraggi, d'accordo? Per i cortometraggi ci sono il premio del pubblico, la menzione speciale e il premio della giuria, d'accordo? Adesso io il premio del pubblico lo darò subito. Pronti? Il premio del pubblico per il miglior cortometraggio, The Audience Awards for Best Short Film goes to Café con Leite, You, Me and Him di Daniel Ribeiro, Brasile. Poi la menzione speciale. Io vorrei chiamare la giuria, che è composta da John Lovett, Jian Jiang e Jamie Travis, che non ci sarà perché è già partito, d'accordo? Allora, John Lovett e Jian Jiang, venite sul palcoscenico. First of all, the jury would like to give an honorable mention to... A Little Tiger in English by Anna Curry Anderson from Sweden. La giuria segna una menzione speciale al film A Little Tiger di Anna Karin Anderson della Svezia. Una divertente esplorazione di se stessi e del proprio io. Questa è la menzione speciale. La regista è stata informata della menzione e ci tiene a ringraziare la giuria e il festival. Un applauso per lei. Bene, poi il premio per il miglior cortometraggio di 1500 euro è assegnato a alguma cosa sim, something like that, Smir Figlio, Brasile. Un film che ha catturato un delicato momento di passaggio dall'adolescenza all'età adulta in un contesto gay e di ampio respiro. Attraverso la prima esperienza di due ragazzi in un locale gay, il film coglie in modo realistico e nello stesso tempo metaforico un particolare momento emotivo della loro vita e lo fa in modo eccellente dal punto di vista cinematografico, sia per quanto riguarda l'editing, sia per quanto riguarda la colonna sonora e la recitazione. Ritira il premio Nuno Galoppi di Queer Lisboa. Nuno! Buonasera a tutti quanti, il mio italiano pare sia sì, non parlo molto bene l'italiano, ma vorrei dire grazie al giuri per questo premio al film brasiliano Alguma Coisa Sì, che noi abbiamo presentato a Lisboa, al Festival Queer in Lisboa l'anno scorso. Grazie a tutti, ciao, obrigado. Documentari, d'accordo? Per il concorso documentari c'è anche la stessa cosa, menzione speciale, premio del pubblico e premio della giuria. Allora, io vi dico subito qual è il premio del pubblico.
D'accordo? Allora, il premio del pubblico va, the audience awards goes to Darling, the Peter Dirk Uys History di Julian So, Australia 2007. Ritira il premio Julian So. No, so some words in English. Io non parlo italiano. Grazie. Essere qui, questo film, ho iniziato a lavorare su questo film quando ero alle superiori e mi ha portato dall'Australia fino al Sudafrica e adesso fino in Italia a questo festival. Sono veramente riconoscente per essere qui e vi ringrazio. I'm so grateful, so thank you. Grazie. Giuria, Jamie Babbitt, regista USA, Lillian Faderman, scrittrice storica USA, Joao Ferreira, direttore del Queer Lisboa, Lisbon Lesbian and Gay and Feast Festival dal Portogallo. E chiamo Jamie Babbitt e Joao Ferreira perché purtroppo Lillian Faderman è già ripartita. Jamie e Joao. Hola. Bene, adesso abbiamo visto una straordinaria scelta di documentari. Tutti i film erano stimolanti e ispirati. Vorremmo ringraziare i programmatori Ricche, Davide De Cosimo per una selezione eclettica e ambiziosa. È stato un piacere per tutti noi far parte della giuria. Linia mi è dispiaciuta di non poterci essere stasera, ma anche a lei ha amato il festival. Diamo la prima menzione speciale a Darling, The Peter Dirk Uys Story di Julian Shaw, Australia. Un film che ha onorato un rivoluzionario che ha lottato politicamente e socialmente prima contro l'apartheid e poi contro il flagello dell'AIDS, per aver denunciato un genocidio di Stato. Per essere riuscito a produrre un film seguendo la persona che ha ispirato l'autore fin dall'età di 15 anni. Diamo la nostra seconda menzione speciale a The Quest for the Missing Piece di Oded Lotan, un documentario dalla narrazione piena di humor e di inventiva, espressa con creatività e umiltà. Che il premio della giuria per il miglior documentario di 2.500 euro va al film A Jihad for Love di Parvez Karma. I film che prima risposta alla filosofia del festival. I film che cambiano la vita per la sua importanza, sia nel mondo islamico sia in quello occidentale, per l'ambizione e l'ampio sguardo sulla topografia geografica e umana, e ancora per una regia coraggiosa, ipnotizzante e convincente. Ritira il premio Eli El Avem. It is an honor for me to receive this prestigious. È un onore per me ricevere questo prestigioso premio da una così importante giuria. Vorrei ringraziare il festival e il suo magnifico pubblico e la giuria. Questo premio è un riconoscimento a tutti noi che combattiamo una battaglia in prima linea per ottenere il rispetto dalle religioni. Grazie a tutti. E sbaglio, ma sono simpatica, no? Sbaglio. Ecco. I premi per il concorso di cortometraggi. The Award for the Best Feature Film. Il premio del pubblico. The Audience Award. Where the World Mine di Tom Gustafson. Negli Stati Uniti, 2008. E ritira il premio. Tom Gustafson. Hola. Thank you. thank you to the festival. Grazie moltissimo al festival, al pubblico. Sapete, ci sono stati vari festival e vari distributori che hanno considerato il nostro film un po' troppo gay, e soprattutto in Europa, quindi molto importante, siamo contenti. Grazie. So thank you.
applauso per Tom Gustafsson. E voglio chiamare sul palco, ecco, sul palco alla giuria internazionale, che è stata composta da Pier Maria Bocchi, che è un critico giornalista italiano, Melania Mazzucco, scrittrice, Italia pure lei, João Pedro Rodriguez, regista dal Portogallo, e Andrea Sperling, produttrice degli Stati Uniti. Applausi per loro. Grazie, Laura. Allora, prima vorrei ringraziare ovviamente chi ci ha voluto qui, Cosimo, Davide, Enrique, ovviamente Giovanni e anche Paolo, la nostra guida. Grazie veramente, è stato un piacere. Allora, ci sono due premi speciali della giuria, ex aequo. Il primo va al film Was am Ende zählt, Nothing Else Matters, di Julia von Heinz, Germania. Per il ritratto moderno e toccante del desiderio di due ragazze di crearsi una famiglia. Infatti ritira il premio Christos Akrivoulis, che è il distributore del film. Allora, ringrazio innanzitutto tutto il team del festival, la giuria, e sono felice per questo premio perché la settimana prossima il film esce in Germania e porta fortuna, spero che il film vada bene nei cinema tedeschi e spero che venga presto anche in Italia distribuito. Grazie ancora. Il secondo premio speciale della giuria va a Les Chansons d'Amour di Christophe Honoré. Perché propone uno sguardo diverso sulla vita, finalmente in grado di superare i confini del gender. Purtroppo Christopher Honoré sta terminando il suo prossimo film e non può essere qui con noi stasera, ma sappiamo che è molto entusiasta che Torino abbia cantato in questi giorni le sue canzoni d'amore. Allora, la giuria assegna il premio Ottavio Mai per il miglior lungometraggio, 5.000 euro offerti da For Lab, a La Leon di Santiago Aldepin. Wow. Consegna il premio Simone Morandi e Giovanni Minerva. Hola. Allora, penso che debba leggere la motivazione. Allora, per il suo impatto visivo, per la sua essenzialità narrativa e per la capacità di mettere in scena la potenza della natura incontaminata. Muchísimas gracias, estamos contentos. Jorge, molte grazie per questo premio, grazie anche a Jorge Román, che è l'attore protagonista del film, che insomma è quasi il protagonista assoluto del film. Questo è un premio che è molto motivante perché è un tipo di cinema molto difficile, quindi siamo molto contenti di questo premio. Siamo stati molto bene qui e quindi grazie. Jorge, emozionadissimo di ricevere questo premio, realmente lo consideriamo come algo molto importante, molto motivante per seguir haciendo películas. Sono películas molto difficili da hacer, da producire. E la abbiamo passato anche molto bene nel festival, nos han recibido realmente excelentemente bene. Siamo contentissimi, grazie a tutti. Grazie a Torino, grazie all'Italia e grazie soprattutto a Santiago, alla sua forza, alla sua bravura. E quando mi è stato proposto di fare questo film sono stato molto contento perché in Argentina ci sono alcuni che sembra che cantino che tocchino delle note diverse, ma in realtà per loro sono delle note ricorrenti. Quindi grazie mille, grazie anche alla giuria. E lo che facciamo è cantare. Muchas gracias.